le anticipazioni de Il Segreto svelano che presto Gary Gues lascerà Quente Dieio, ma prima proverà ad uccidere Francisca Benvenuti. Come di consueto torniamo a parlare delle anticipazioni del Segreto, la telenovela iberica trasmessa da Mediaset su Canale 5. La grande telenovela di successo, che nelle ultime puntate ha visto il ritorno in scena di Severo Santa Cruz, vestito di monaco fantasma per spaventare Cristobal. Gli ultimi spoiler svelano che presto Gary Gues lascerà il paesino, ma prima metterà in atto l'ultimo piano diabolico contro la Montenegro. Anticipazioni Segreto, Cristobal e l'ultima vendetta. Le anticipazioni del Segreto ci rivelano che la Montenegro predisporrà un'asta di beneficenza per liberarsi di tutti gli immobili appartenenti al padrone della Quinta, mentre Saul e Prudencio Ortega approderanno a Puente Viejo per cercare di vendere le loro creazioni di bigiotteria. Come già anticipato, Francisca farà cadere la colpa su Cristobal, dopo che avrà impedito a quest'ultimo di salvare la vita di suo padre adottivo, Eusebio. In più la matrona diverrà l'unica proprietaria di tutti i beni di Severo, quest'ultimo si mostrerà all'improvviso ai suoi compaesani facendo sapere che è vivo e vegeto. Dalle ultime trame siamo a conoscenza che il Santa Cruz scoprirà di essere stato ingannato e cercherà di riappropriarsi di tutte le sue ricchezze, mentre la Montenegro farà in modo che l'ex intendente del governo si rifugi in un nascondiglio nel bosco. Intanto Raimundo non approverà la scelta della sua futura moglie, che nel frattempo programmerà una vendita dei suoi averi nell'abitazione di Gnella Marga. Possiamo già anticipare che la matrona darà la sua parola a Don Anselmo di devolvere tutto il denaro ricavato in beneficenza a tutte quelle famiglie povere travolte dalla grave crisi economica. Spoiler Il Segreto, Cristobal, impazzito, va alla Quinta per uccidere Francisca. Dagli ultimi spoiler del Segreto, si evince che Gary Gues farà irruzione nel bel mezzo di una negoziazione che avrà Francesca con alcuni acquirenti, urlando di aver messo un'altra bomba esplosiva dentro la stanza. Dalle ultime novità siamo a conoscenza che Saul Ortega presenzierà all'asta e cercherà di fermare la follia Gary Gues dopo che quest'ultimo si scaglierà armato contro la Montenegro. Sfortunatamente Prudencio rimarrà ferito alla spalla, mentre Saul riuscirà a fermare e mettere al suolo Cristobal dopo una breve colluttazione. In più Saul cercherà di tenere la calma tutti gli invitati per poi cercare il nascondiglio dove è stato riposto l'ordigno. Infatti, subito dopo scoprirà che la bomba si trova sotto l'altarino proprio ai piedi di Donna Francisca. In tanti verranno avvertire le guardie civili per prendere Gary Gues per disinnescare l'ordigno. Ma è qui che arriverà il grande colpo di scena. Saul non attenderà l'arrivo degli artificieri, tanto che si getterà sopra la matrona facendola andare giù dal podio insieme a lui, mentre il fratello causerà l'esplosione e purtroppo la detonazione produrrà la distruzione della Quinta, mentre la Montenegro ne uscirà quasi illesa. Possiamo già rivelare che Prudencio avrà solo ferite superficiali, mentre le condizioni di salute di Saul saranno dichiarate molto drammatiche dal dottor Zabaleta. Per finire, il vecchio locandiere convincerà Francisca a dare ospitalità ai due fratelli, mentre il figlio adottivo di Eusebio avrà una pena esemplare degna della sua crudeltà. Che fine farà Saul? Si salverà? Lo scopriremo presto nelle prossime anticipazioni del Segreto. Al momento, se volete leggere altre anticipazioni che riguardano la telenovela, potete cliccare sul tasto